Seconda giornata di street food, sta piacendo ai rodigini? Direi di sì, abbiamo avuto un bel afflusso di gente, hanno consumato, sì, visto che è positiva la cosa. E tu hai assaggiato qualche specialità? Sì, praticamente le ho assaggiate tutte, essendo qui tra birra, cibo, panini, hamburger, sì sì. Assolutamente sì, tutte. Guarda, io sono appena arrivata, non lo so, presumo di sì perché anche la voglia di uscire, penso di sì, dai. Servono iniziative di questo tipo o servirebbe magari portare qualcos'altro in città? Da questo ad altro, di qualsiasi genere, dipende. Allora, è andata bene, nonostante comunque il brutto tempo, cioè tirava un vento ieri incredibile. Le persone di Ruiga hanno reagito molto bene, hanno partecipato nonostante appunto le intemperie, hanno partecipato molto volentieri. Speriamo questa sera, che è sabato, comunque una bella zona, siamo in centro, tanta bella roba da mangiare, tanta buona roba da mangiare, speriamo bene. Che ne approfittino per fare un bel giretto. Sì, comunque dopo tutta questa chiusura, un po' di svago, abbiamo ricominciato da poco. Una bella cosa, ecco, un po' di movimento in città ci vuole, diciamo di sì, dai, ecco. Si potrebbe magari pensare a qualcos'altro o eventi del genere potrebbero essere prolungati? Anche eventi prolungati, un po' piacere, ecco. Per uscire da sto Covid, da questa guerra, insomma. Un po' di spensieratezza. Esatto.